La notizia è ormai di dominio pubblico. Il duca d'Edimburgo, consorte della regina Elisabetta II, dirà addio agli impegni pubblici a partire dal prossimo autunno. Una decisione presa dal principe Filippo che non ha lasciato indifferenti molti turisti che tutti i giorni visitano Buckingham Palace. Il principe Filippo ha lavorato molto duramente in tutti questi anni, figura a volte controversa, non ha mai esitato nel dire quello che pensa, ma in alcune occasioni è stato accerchiato dai media che lo hanno ricoperto di critiche, alcune giustificate, altre no. Penso che tutto sommato abbia fatto un bel lavoro. Si trattava solo di capire quando, sono una sua grandissima fan, sarà triste vedere che se ne va, fa davvero dei commenti divertenti. Filippo, nato a Corfù il 10 giugno del 1921 e sposato con la regina Elisabetta II dal 1947, patrono di oltre 780 organizzazioni ed enti benefici, il duca aveva presenziato lo scorso anno a 110 impegni ufficiali. Fino ad agosto saranno rispettati gli impegni presi, dopodiché assoluto riposo dalla vita pubblica.